Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Suscita nella Chiesa, o Padre, il tuo Santo Spirito, che mosse il Vescovo San Giosafat a dare la vita per il suo popolo, perché fortificati dallo stesso Spirito non esitiamo a donare la nostra vita per i fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro della Sapienza. Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Le anime dei giusti, invece, sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero, la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. Li ha assaggiati come oro nel crugiolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno come scintille nella stoppia, correranno qua e là. Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti. Parola di Dio. Benedirò il Signore in ogni tempo. Benedirò il Signore in ogni tempo.
sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi sul loro grido di aiuto. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. Benedirò il Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quando dovevamo fare. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, cari confratelli sacerdoti, è per me una grande gioia
È anche un momento molto commovente poter ritornare in questa basilica a celebrare l'Eucarestia, alla presenza dell'immagine della Madonna Nera, la copia di quell'icona venerata nel santuario di Jasnagura, a Częstochowa, in Polonia, luogo tanto caro a ogni anima polacca, luogo tanto caro anche a Giovanni Paolo II, e grande e grazie al suo pontificato e all'amore che non ha mai nascosto nei confronti di Maria, luogo conosciuto in tutto il mondo, diventato caro a ogni cristiano. La liturgia della parola che oggi accompagna la nostra Eucaristia è molto bella e possiamo interpretarla anche una chiave di santità. Ecco, i santi sono coloro che, come servi inutili alla fine della loro vita, rimangono sempre pronti ad essere come quelle scintille di cui ha parlato il libro della Sapienza, a percorrere il mondo per accendere il fuoco dell'amore di Dio, del desiderio dell'infinito, del desiderio della patria celeste. Sono sempre attuali, sempre presenti, perché rimangono come immagine perfetta di quella sapienza del Verbo di Dio, del Logos, sapienza divina che è stata impressa nella creazione, in modo particolare nella natura dell'uomo, come abbiamo sentito nella prima lettura. Oggi qui ci parlano i santi, colui che in modo particolare è proprio di casa, San Padre Pio, colui che ci guida nella liturgia, San Giosafat, vescovo e martire, e colui che è un devoto servitore del Signore, innamorato di Maria, San Giovanni Paolo II. Sicuramente in questo luogo, oggi, alla presenza della Madonna Nera, non poteva mancare il suo ricordo. Una volta uno degli amici di Giovanni Paolo II disse che lui non solo amava Maria, ma anche guardava il mondo con i suoi occhi. Questa espressione acquista un significato del tutto speciale e commovente oggi, quando viene pronunciata dinanzi all'immagine della Madonna di Częstochowa, il cui sguardo riflette la tenerezza dell'amore materno e i cui occhi sono come specchio nel quale le generazioni dei polacchi cercavano consolazione, ispirazione e conforto. Dinanzi a questo volto dolce, ogni giorno al calare della sera si cantano le parole dell'appello, appello di Jasnagura: sono con te, ricordo, vedio. Queste parole erano molto care a San Giovanni Paolo II. Erano per lui di incoraggiamento nel intraprendere sempre una via più impegnativa, ma l'unica degna dell'uomo che ha scelto Maria come madre, maestra, compagna della propria vita. Era la via dell'amore fedele e esigente. Vivendo questo rapporto tanto intensamente, vedeva in Maria il modello di una vita bella e compiuta, un vero capolavoro della sintesi tra la fantasia della grazia divina e la creatività dell'obbedienza umana. Sono con te, ricordo, vedio. Sono le parole che esprimono il programma che Dio ha nei confronti dell'uomo, di ogni uomo, e che l'uomo da parte sua accetta e porta a compimento. La prima discepola era proprio Maria, piena di grazia, amata da Dio, nella fede
accolse il suo disegno e diede al mondo il Salvatore. Al momento dell'Annunciazione Maria scoprì quello che era negli occhi di Dio. Sono con te. Sono per farti diventare la madre del mio figlio, per far diventare la tua vita luogo privilegiato e la porta attraverso la quale entrerà nel mondo il Salvatore. E Maria percepisce queste parole e ne fa ricordo. Tutta la sua vita è un custodire nel cuore le parole che il Signore pronunciava attraverso gli eventi, persone incontrate, quello che succedeva con il suo figlio, ricordava ed era sempre presente, vegliava fino ai piedi della croce. Sono con te, ricordo, veglio. Giovanni Paolo II, innamorato di Maria, alla sua scuola con lei viveva la sua risposta di fede. Cristo per lui era il centro dell'esistenza e la vera risposta alle domande più profonde del suo cuore. Cristo, figlio di Maria, è infatti la rivelazione di quello che l'uomo è diventato attraverso il mistero pasquale, cioè il figlio di adozione, l'erede, depositario della fiducia di Dio. Io che credo in Cristo lo sono, lo devo ricordare e quel ricordo deve ispirare la mia vita. Questo significa sono, ricordo, veglio. Maria custodiva nel suo cuore il mistero dell'amore che trasforma ogni uomo che accoglie Cristo nella fede. E lei la prima che, memore di quell'amore, offre la sua vita come umile serva, donna vigilante. La scoperta alla scuola della Vergine dell'entusiasmante verità dell'amore divino sicuramente per il Papa costituiva il cardine della sua vita spirituale. Ricco di questa esperienza personale, guardando agli occhi della Madonna di Asnagura, faceva appello ai giovani cristiani, il futuro della Chiesa, di ricordare quello che sono e di saper essere esigenti con se stessi, anche quando nessuno da loro pretendeva nulla, per poter fare della propria vita, come diceva Giovanni Paolo II, un autentico, vero capolavoro. La memoria di quello che era agli occhi di Dio costituiva il segreto della sua libertà, del distacco dalle cose e da se stesso. Era questa la fonte del suo coraggio di annunciare la verità. Era questa la sorgente dalla quale attingeva l'entusiasmo, slancio, energia. In questa verità, alla radice più profonda, la sua speranza, perché l'amore di Dio non può deludere. Giovanni Paolo II, con Maria e come lei, ha fatto di tutta la sua vita un costante fiat, che significava per lui semplicemente sono, ricordo, veglio. Debitore dell'amore, attraverso il quotidiano pellegrinare nella fede, donava se stesso a Cristo nella sua Chiesa. La certezza di essere amato è diventata in lui l'imperativo di annunciare al mondo il Vangelo della croce di Cristo. È significativa la presenza della croce pettorale accanto all'immagine della madre, quella immagine che a lui era molto cara, che lui stesso ha voluto iscrivere nel suo stemma, prima da vescovo, poi da papa. Quando era giovane, l'annunciava con le parole forti, come quelle degli antichi profeti. Quando era ormai anziano ed ammalato, l'annunciava con la silenziosa sopportazione della sofferenza e del dolore, portando la croce, vegliando ai piedi della croce di Cristo, contemplando quella speranza che schiudeva il sacrificio del Figlio sulla croce
attraverso la presenza di Maria, donna della fiducia, della fede che non poteva deludere. Con il suo esempio ha aiutato tante persone a ritrovare il senso della vita e la voglia di vivere. Ha testimoniato dove trovare il senso più profondo di ogni azione umana, il valore delle gioie e dei dolori dell'uomo, del suo lavoro e del riposo, della giovinezza e della vecchiaia, degli sforzi dei professionisti, degli operai, dei contadini, degli artisti. Tutto questo si misura con la carica di amore in esso insito. È l'amore che nobilita e impreziosisce ogni gesto dell'uomo. È l'amore che Cristo ha espresso in maniera più sublime e più alta proprio sulla croce. San Giovanni Paolo II ha saputo accogliere in sé il mistero di Dio, il dono del suo amore. Ha vissuto la sua vita nel segno della consapevolezza del dono ricevuto. Sapeva cosa era agli occhi di Dio. Questo lo ha portato a fare di se stesso un dono incondizionato. Quanto ha ricevuto non ha tenuto per sé, ma lo offriva agli altri. Debitor factus sum sono le parole che troviamo all'inizio del suo pontificato, scritte nel suo semplice diario quotidiano. Sono diventato debitore dell'amore di Dio. E questa era la chiave per comprendere la sua sapienza, quella sapienza che ha imparato accompagnando Maria, anche quando questa stava ai piedi della croce del Figlio. Guardare il mondo con gli occhi di Maria lo rendeva particolarmente attento alla presenza di Gesù, suo Figlio. Ha saputo vedere il suo volto nelle persone che incontrava. Tanti che hanno sentito il suo sguardo su di sé dicevano: mi ha guardato in modo speciale, sentivo che vedeva in me Gesù, ci sentivamo da lui amati. La capacità di vedere in ogni uomo l'immagine e somiglianza di Dio, il riflesso della sapienza divina, portava il Papa a rispettare ogni persona. Per lui non c'erano le differenze di nazionalità, di cultura o religione. Parlava con tutti e amava tutti, perché in tutti vedeva l'immagine di Dio, un mistero da scoprire, un progetto da realizzare, un'occasione per amare. E si metteva come il servo che, pronto ad obbedire il comando del Signore, quando ritorna a casa al calare della sera per portare a compimento la propria opera e portare a compimento la propria vita come il vero capolavoro. Carissimi, anche noi, mettendo la nostra esistenza sotto lo sguardo e protezione della Vergine Santissima, siamo invitati ad entrare in questa logica dell'appello di Asnagura. A Maria, per intercessione di San Giovanni Paolo, chiediamo di aiutarci a cercare il volto di Dio, a vivere ogni cosa con il desiderio di essere, ricordare e vegliare. Sia lodato Gesù Cristo.
Sulla povertà del nostro servizio non abbiamo dubbi, ma proprio perché abbiamo coscienza di tante nostre carenze, ci facciamo mendicanti nei confronti di Dio, affinché voglia colmare i nostri vuoti e arricchire la nostra indigenza. Confermaci nel tuo amore, Signore. Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, perché impariamo a considerare la morte non come la fine di tutto, ma l'ingresso nella vita piena e duratura. Preghiamo. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, perché non rimaniamo né turbati né scandalizzati dagli effimeri successi di chi agisce male, ma rimaniamo sereni, sicuri e contenti della protezione e della benevolenza divine. Preghiamo. Confermaci nel tuo amore, Signore. Il vero credente non si concede riposo e non allenta mai il suo impegno, perché sappiamo mantenerci nel servizio di Dio e nella sequela di Cristo con totalità e continuità. Preghiamo. Confermaci nel tuo amore, Signore. Maria, la donna libera e forte, non ha esitato a proclamarsi la serva del Signore, perché il suo esempio ci stimoli e la sua intercessione ci ottenga una religiosità umile e profonda. Preghiamo. Confermaci nel tuo amore, Signore. Asciughi il Signore ogni lacrima dagli occhi di Iole e Giuseppe e dei nostri defunti, e li accolga laddove non c'è più né morte, né lutto, né lamento, né dolore. Preghiamo. Confermaci nel tuo amore, Signore. Per i nostri fratelli Francesco e Vincenzo, i loro insegnamenti e le loro virtù possano essere per noi tutti punti di riferimento e di forza nella vita terrena. Preghiamo. Confermaci nel tuo amore, Signore. O Dio, luce pura e rasserenante verità, non permettere che rimaniamo offuscati dalle tenebre della colpa. Dopo le prove della vita terrena, accoglici nella pienezza del tuo amore beatificante. Per Cristo nostro Signore. Canto a te, Signore, la gloria,
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, non ci sia la mano in questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la Santa Chiesa. Padre misericordioso, scenda sulle nostre offerte la tua benedizione e ci confermi nella vera fede che San Giosafa testimoniò con il sangue. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. A imitazione del Cristo, tuo Figlio, il Santo Martire Giosafat ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo nostro Signore. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode di ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore.
celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giosafat, l'Arcangelo Michele, i santi Giovanni Battista, Francesco e Chiara d'Assisi, Pio da Pietrelcina, Giovanni Paolo II e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera in questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Thank you.
preghiamo. Venga a noi, Signore, da questo sacro convito il tuo spirito di fortezza e di pace, perché a imitazione di San Giosafat doniamo volentieri la nostra vita per l'unità e la santità della Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Prima di concludere voglio esprimere sentimenti di gratitudine a Monsignor Slavomir Oder, che è il postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione di Giovanni Paolo II. È davvero bello che ancora una volta ci ritroviamo qui a San Giovanni Rotondo. Qualche anno fa, ecco, abbiamo avuto l'opportunità di avere in mezzo a noi la reliquia del sangue di Giovanni Paolo II. E questa sera, ecco, ci ritroviamo ancora per questa bella circostanza che ci vede raccolti intorno alla Madonna di Częstochowa. Quindi grazie davvero di cuore per la disponibilità ad essere qui in mezzo a noi e anche a condividere con noi delle riflessioni sulla devozione di Giovanni Paolo II verso la Madonna di Częstochowa. Quindi voglio invitare tutti quanti voi subito dopo la celebrazione a rimanere, perché si terrà appunto questo momento di riflessione sulla devozione di Papa Giovanni Paolo II verso la Madonna di Częstochowa, proprio qui in chiesa. Quindi siete tutti invitati. Alla conclusione di questa celebrazione recitiamo insieme atto di affidamento al cuore immacolato di Maria, Regina della Polonia. Madre Immacolata, Madre di Gesù e Madre mia, Maria Regina della Polonia, prendendo come esempio San Giovanni Paolo II, oggi ti dico, sono tutto tuo. Affido al tuo cuore immacolato me stesso e tutto ciò che sono, la mente, il cuore, la volontà, il corpo, l'anima, le emozioni, la memoria, le ferite, le debolezze, il mio passato sin dal concepimento, il presente e il futuro fino alla mia morte, ogni mio passo, azione, parole e pensieri. Affido al tuo cuore immacolato anche la mia famiglia e tutto ciò che possiedo. Ti affido le mie opere, preghiere e sofferenze. Tu che sei la migliore delle madri, proteggi me e i miei cari da ogni male. Intercedi per la grazia necessaria dalla conversione e guarigione. Guidaci nel cammino della vita e fa di noi strumenti per costruire il regno di tuo Figlio Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo, da cui proviene ogni bene, la verità e la vita. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la presenza della Madonna di Częstochowa nella vostra comunità, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.